Tanto dirvi che una parola che voglio dire chiaramente che oggi è stata una giornata ecumenica, proprio ecumenica. E a pranzo abbiamo detto una bella parola, una bella cosa, che io la lascio a voi perché pensiate, riflettete e fate una bella considerazione di questo. Nel movimento questo ecumenico dobbiamo togliere dal dizionario una parola, proselitismo. Chiaro? Non può avere ecumenismo con proselitismo. Tu devi scegliere o sei con spirito ecumenico o sei un proselitista.